invitato Sandro Giacobbe. Eccoci qua. Sandro, ma che Ciao. piacere Piacere vedermi, mio, piacere averti mio. ospite davvero. Grazie. Ma lasciami dire una cosa, ma sei uguale, eh? Tu dici se provo, sì, sono Sì, sempre io, sei sempre. sempre tu, a parte Sempre un po' io, di capello bianco, ma sempre. Beh, ma direi quello che... qualcuno mi chiede, ma l'hai tinto? Perché non sapeva che li tingevo prima, hai capito? quello, Invece eh? la pandemia per me è servita proprio a quello, a liberarmi di una tortura che era quella di non voler abbandonare l'immagine del cappello sempre scuro, castano, e invece a un certo punto ho deciso, ho fatto crescere un po' e poi ho tagliato cortissimo e poi sono ricresciuti i miei capelli naturali e devo dire che sono molto felice perché mi piace di più, mi piace essere più naturale così. Stai benissimo, davvero, Grazie. davvero, davvero, veramente. Un modello. E senti, come ti chiamava Ennio? Un super giovane, eh? Elio, Che ti ha super fatto giovane. anche una Segge. Sì, canzone. sì, sì. Era il 1992, Non mi vero? ricordo Sì, l'anno, sì, so che, vabbè, ma sì. io sai, di gente che ha scherzato un po' sul mio personaggio, sul mio nome, ce ne sono stati tanti, eh? Tipo Gigi Andrea Sì. o Abatantuono, anche lui che ci ha creato un po' di cose. Quindi, però, quando succede questo vuol dire che sei apprezzato, perché sennò sui personaggi sconosciuti non fanno niente, non dicono Infatti, niente. popolare, popolare. Certo. Perché allora, ricordiamo un po', tu provieni da una famiglia mista, Papà siciliano, mamma lucana, hai due fratelli. Sì, Due figli, due di figli, orgoglio, Alessandra Andrea, grandi si tutti e chiamano. due, nel loro settore si sono affermati e sono contentissimo. Fanno anche loro, intraprendono la tua carriera Ma più o che altro fanno Andrea, altro? Andrea. sì, Andrea di più, mi piace scrivere, poi scrive cose molto particolari, un po' di nicchia, eccetera, quindi assolutamente non è popolare, non è nazional popolare come suo padre, ma però scrive bene, alle volte mi meraviglia anche vederlo, perché lui piace leggere molto e poi su quello che legge riesce a trovare delle belle cose su cui esprimersi. Quindi, invece Bello. papà e mamma, sì, un po' uno siciliano, Sì. l'altro lucano, uno ha preso la nave, l'altro il treno, si sono incontrati a Genova e a Genova è nata la loro storia con noi figli, sì, tre figli, poi purtroppo mio fratello Sergio non c'è più, però siamo rimasti io e Bruno. La dedichiamo a Sergio, questo incontro. Va bene, che ci sta Assolutamente, guardando e facendo il tifo. Va bene. assolutamente sì. Guarda, io sono nato a Genova, A Genova. Come mai c'è allora da perché poi Pordenoneglia? nell'88 sono andato a abitare a Moneglia. Sì. E fino al 2001, quando poi mi sono separato e ho cambiato casa, stavo a Moneglia. Però Wikipedia, che è meraviglioso, anche quando vai a correggere dicendo avete sbagliato, non sono nato a Moneglia, ma sono nato a Genova, è rimasto che gli piace che sono Piace nato. Moneglia, A io me lo piace so. Moneglia, a loro piace scriverlo e va bene È così. rimasto così. Vabbè, non te lo toglierai più, No, vabbè, Sandro. ma non importa, tanto è sempre in Liguria, tra l'altro è un paesino meraviglioso, è un gioiellino meraviglioso, ci sta mio figlio, quindi voglio Quindi, dire, insomma, per me io ci vedi sono che sempre lì. c'è un legame, Sì. quindi. E senti, veniamo un po' anche alla tua carriera, un po' discografica, perché tu in tutto vanti una cinquantina di produzioni musicali, tra album, singoli e quant'altro. 21 album, Tanti. per l'esattezza, Tanti, tanti, sì. tanti. Io ho perso anche il conto perché poi alle volte escono anche cose che io Sì. non so neppure, però tanti anni di attività che devo, ti riferisci subito ai 50 anni che sarebbero i 50 anni quest'anno, perché nel 71 era uscito per 3 minuti e poi, mia primissima canzone singola, però io voglio così, legare la mia attività professionale dal successo, da signora mia che è il Esatto, 73-74, quindi dei 50 anni ne riparleremo fra 2 anni.
Ti aspettiamo di nuovo qui, sperando che il Covid nel frattempo ci abbia lasciato. Sì, la sconfiggeremo. Esatto. Senti, hai alle spalle un festival bar e tre festival di Sanremo. Sì. Mamma mia. Festival bar, Sanremo. Di festival bar? Eri proprio un giovanotto. Allora, Festival Bar in effetti l'ho fatto la prima volta con signora mia, che era ancora, ero nel Festival Bar giovani, però il Festival Bar si faceva ancora ad Asiago, sulla piana di Asiago, presentato da Salvetti, io ero nei giovani, e è stato un Festival Bar bellissimo, perché fai conto io che quando cantavo negli anni precedenti, cantavo e soprattutto i successi degli altri, quindi tante canzoni che venivano fuori proprio dal Festival Bar, partecipare da protagonista era un sogno meraviglioso. E poi la seconda volta invece quella è stata fantastica, perché nel inizio 82 abbiamo presentato a Vittorio Salvetti Sarà la nostalgia se ce la prendeva al Festival Bar, e lui ha detto di no. Ha detto, no, ma sì, è una bella canzone. Avevo fatto con lui Azzurro, che era una trasmissione che andava moltissimo. E dice, però per il Festival Bar, no, vediamo. Insomma, da lì a un mese, Sarà la nostalgia parte in un modo clamoroso su tutte le radio, televisioni, eccetera. E lui ci chiama dicendo, sono un cretino, bisogna metterlo subito al Festival Bar. E quindi ho cantato poi a fine agosto all'Arena di Verona, la cosa meravigliosa è che c'erano 35.000 persone che cantavano Sarà la nostalgia insieme a me, e lì ho visto Vittorio Salvetti e il mio produttore Elio Cipri, che avevano una bella lacrimuccia di commozione. Sì. Tu devi sapere che io sono cresciuta col biberon, ma anche Sarà la nostalgia. La nostalgia, vedi? Quindi più o meno capisco la tua età, ma non la diciamo. Dopo fuori onda te la dico, ti collego anche l'anno di una canzone. Bene. Della mia età. Senti, io vorrei sentirla, signora mia. Ah sì? Proprio... Sì, dai, prendi la chitarra, ce l'abbiamo qui, e un pezzettino, va bene, sì. Sì. Signora mia, mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia la voglia di parlarle che mi ha preso. È stato come un fuoco che si è acceso. Signora mia, non riuscirei a dormire se lei mi mandasse via. So che non è l'ora, ma io devo dirle che negli occhi miei sapesse quante volte si è fermata, e nei miei sogni la vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella sua finestra chiusa, immaginavo tutto, non domandarmi cosa. Vabbè. Grazie. Grazie a voi. Mi hai risvegliato tutta la mia infanzia, davvero. Sono quasi, pensa, sembra assurdo, anche se questa canzone sembra scritta da poco, ha un bel 47 anni, penso, 48 bello. Anni. E quanti amori, tra l'altro, quanti fidanzamenti sono successi con questa persona? Qualcosa sulla coscienza c'ho, persone sono fidanzate, sposate, separate, di tutto, è successo di tutto. Ti amano, ti odiano, non lo so. Non si sa, però tanti mi dicono, sai che con la tua canzone ci siamo sposati, e mi presentano la moglie che guarda subito il marito dicendo purtroppo, mi sono... Con quel muso lungo. Capita. Senti, ma ricordiamo anche la preistoria, no? Perché adesso mi si è accesa una lampadina. Ah, proprio il primo? No. Ah no? Ma ancora prima dei primo, quella band...
dove io suonavo? Sì, quella si chiamava Sandro Giacobbe e le allucinazioni. Sì, lì avevamo suscitato un sacco di curiosità, ma la cosa bella è che eravamo in cinque e nessuno di noi fumava, quindi voglio dire, non è che eravamo facili, perché poi era quel periodo lì, no? LSD, sì, Pink ma Floyd, le Zeppelin, comunque era il periodo, era sì, parliamo del 69, 70, 71, quegli anni. E quindi cosa succede? Il nome allucinazioni nasce perché nascono anche le prime discoteche, che erano diverse dai locali dove si andava a suonare e c'era la luce bianca che si accedeva a seconda di cosa ballavi. Cioè c'erano i balli veloci, era accesa. I lenti si spegneva. Invece da quel periodo, 69-70, nascono le prime discoteche, quindi il Cabotron, il Betatron, e quindi tu entravi lì dentro e uscivi che eri allucinato, perché c'erano queste strabo, le chiamavano, stroboscopiche, quelle luci così dove vedevi tutto. E quindi noi dice, come ci chiamiamo? Se dobbiamo andare dentro questi occhiali, chiamiamoci anche noi allucinazioni, così almeno siamo già in tema con la storia. E quindi il nome era nato così. Sì, no, guarda, volevo farmelo raccontare da te, perché anche pochi penso che lo sapranno. No, non lo sa quasi nessuno, infatti, se non quando lo racconto nelle interviste. Sì. Che diamo anche alla TV, perché bene. È veramente una chicca. Bello, fortissimo. Sì. Cose dell'epoca. Oggi potrebbero chiamarsi come, non lo so, le piattaforme forse, perché social oggi, poi con i social sarebbero dei nomi stranissimi. Sì, non lo so. Boh. Ma. E senti, era il 1976, cosa successe? Un terzo posto al Festival di Sanremo, sì, con gli occhi di tua madre. Esatto. L'album era Metto all'asta. Sì, nell'album Metto all'asta. Bella anche quella. Metto all'asta, canzone che aveva ricevuto un elogio particolare proprio durante una conferenza stampa dai giornalisti che l'avevano trovata una canzone bella. Insomma, una bella canzone, un testo molto importante. Il testo era stato scritto da Oscar Avogadro, che aveva cominciato con me da sconosciuto, come lo ero io, e insieme abbiamo scritto tante canzoni e tanti bei momenti di musica e di testo suoi. Ci credo. Dai, un cenno. Un cenno. Agli occhi di tua madre? Sì. M'hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre, il sorriso di un tramonto dove ci si può specchiare, i tuoi passi all'improvviso e un tuffo al cuore immenso. Se che penso, infatti quando siamo a Genova bisogna finire con se che penso, esatto. Sennò è proprio d'obbligo. E potremmo iniziare, ma se che penso. Da lì ce ne sono tante altre. La storia del terzo posto, sai com'è nata? Che è una cosa. Allora, mi è arrivata all'orecchio. Sì. Raccontala tu. Questa sa dell'incredibile, perché il festival in quell'anno si svolgeva con le votazioni e le premiazioni, quindi attraverso le testate dei quotidiani. L'ultimo gruppo di giornali, erano tre o quattro, non ricordo. In mezzo c'era anche il Secolo XIX, quindi il Secolo giornale della mia città, di Genova. Io in quel momento ero primo nelle votazioni che erano arrivate e ero già sul podio perché stavano leggendo le ultime votazioni dei giornali con tutti i giornalisti davanti, perché erano pronti, i fotografi, eccetera, perché ero arrivato lì da favorito, venivo da Signora Mia, dal Giardino Proibito, da Io Prigioniero, quindi tre grandi successi, e quindi ero già pronto, tutto quanto, hai vinto il festival, arriva l'ultima votazione, improvvisamente, terzo. Quindi proprio con il Secolo di Genova, come si dice, nessuno è profeta in patria. Ma io devo ringraziarli, sai, perché come al solito la canzone che non vince e che però
nel cuore e negli occhi della gente rimane come la canzone che doveva vincere, ha vinto alla grande perché dopo 40 e passa anni gli occhi di tua madre è sempre attuale. Attualissima, E quindi è questo. esatto, Pensa che storia dietro anche qua. mamma mia, incredibile, sì, mi era già arrivata all'orecchio, Certo. però bellissimo, davvero, incredibile, Aneddoti proprio di aneddoti quegli su aneddoti anni. di quegli anni, degli anni buoni, direi, Belli, senza certo. filtri, senza social, genuini, genuini, E beh, andavi dal e... direttore artistico e dice, ho scritto una nuova canzone. Ci andavi così, andavi con la voce e la chitarra. chitarra. E quindi da lì il direttore artistico doveva già immaginarsi che tipo di canzone, che se poteva avere successo, se era adeguata al momento, eccetera. Oggi invece, sai, per chi presenta delle canzoni e delle produzioni è molto più semplice perché quasi tutti in casa hanno una bella scheda audio, un po' di tastiere, quindi si fanno già i provini ascoltandoli che sono già quasi dischi. Pro e contro, Ma anche questo, ci anche adattiamo, questa è storia. Senti Sandro, era il 1979, mi va che ci sei, Ah, carina anche bella anche quella questa, canzoncina allegra dell'epoca, allegra, era mi va che ci sei. Mi va che ci sei. E per quando tu rientravi alle 6, altrimenti si arrabbiavano i tuoi, per le scuse che inventavi, per quel bacio che mi va che ci sei. Perché io questa la canticchiavo con le mie amichette di cortile, di quartiere. Questo era Sì. un disco per l'estate, ad Sì, esempio, una di quelle canzoni d'estate. Sì, d'estate. bellissima, bellissima. E oggi mi va che ci sei. Eh sì, Sì, grazie. Anche a me mi va di stare qua con voi e che ci siate, e qui in modo particolare in questo ambiente ricco di musica, no? Ricco di storia, di musica, di allievi, di maestri. L'abbiamo scelta apposta, C'è anche vero? il mio amico Luca Scherani, mio Certo, musicista ci meraviglioso, che sì, arriviamo, va bene. Luca, i tuoi musicisti dietro al nuovo singolo. Sì, non Io qua adesso mi perdo nel passato, ti preoccupare. no, no, poi Elisa poi mi picchia anche lei. Ma senti, sarà la Ebbene, nostalgia, abbiamo parlato. mamma mia, anno 1982, 82, sì, l'anno che l'Italia vinse anche i mondiali, già. quindi anno meraviglioso. Il mio mondiale era stato appunto essere in cima alle classifiche dei dischi e cantarla all'Arena di Verona. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via. Sarà, ma sono qua, un uomo che vive per sarà una nostalgia, sì. Sì, ma vedi quanti amori. Beh, lì erano già forse più giovanili che altro, no? Perché intorno a me le vere storie sono successe in quegli anni dove raccontavo queste storie, tipo Signora mia o Il giardino proibito, Gli occhi di tua madre, che allora partiva l'immaginazione su tante cose. Sarà nostalgia era più una storia, sicuramente ha fatto nascere tanti amori durante l'estate. Però non coinvolgeva emotivamente come quello che un ragazzo o una ragazza poteva sognare di vivere come avevo vissuto io. C'erano due cose proprio diverse. Diverse, e poi veniamo al terzo Festival di Sanremo, Sì? era il 1990 con Io vorrei, Sì. Io vorrei è una canzone che presentato al Festival di Sanremo in quell'anno, che si è persa più o meno tra la metà classifica, quindi insomma
senza né vincitori né vinti, però mi ha dato una grandissima soddisfazione perché subito dopo il festival poi, vabbè, era uscita con me in spagnolo, poi l'ha ripresa un cantante spagnolo che l'aveva incisa e si chiama Sergio Dalma, che ha fatto poi anche delle cose in Italia con Antonacci, eccetera. Ma questa canzone, il vero successo in Sud America, l'ha visto con il figlio di Veronica Castro, che è Cristian Castro, lui si chiama, e che è stato il suo primo singolo dentro un LP e ha venduto 4 milioni e mezzo di dischi prendendo l'award per la musica latino-americana. E difatti quando io adesso... Poi ti racconto una cosa. Cioè, io vorrei fermare il tempo nei tuoi occhi dentro i miei, con la voglia di cambiare tutto insieme a te, di imparare aquel momento che alla vez che tu te iba, io queria, sì, queria. Giocheria in spagnolo e mi hanno invitato in quel periodo in una trasmissione televisiva un po' tipo i raccomandati, no? Sai come facevano da noi? E vado a fare questa trasmissione, sono in stanza in hotel e guardo la televisione e vedo il cantante che aveva vinto la settimana prima, un ragazzino, e che aveva cantato Giocheria, questa. E aveva vinto. Cosa succedeva? Che chi vinceva quella puntata ritornava poi la settimana seguente. Quindi io vado poi a fare le prove e mi imbatto in questo ragazzino. E dico: ma tu sei quello che ha vinto la settimana scorsa? Lui tutto fiero dice: sì, so io, ho vinto io, tutto contento. E dico: ah, ho visto, sentito che hai cantato Giocheria. E lui mi dice: sì. Gli ho detto: lo sai chi l'ha scritta quella canzone? E lui dice: Cristian Castro, perché chiaramente Cristian Castro aveva portato il successo. E gli ho detto: no, chi l'ha cantata anche? Perché prima l'ho cantata io, gli ho detto. Ma chi l'ha scritta proprio? Eh no, signor, non lo so. Gli ho detto: beh, pensa che sono io che ho scritto quella canzone. Si è inginocchiato. Si è Ha chiesto inginocchiato. perdono. Era talmente felice in quel momento di sentire che l'autore ero io di quella canzone che lui amava e di conseguenza. La vita, eh? Ma Il sì, sono caso. cose divertenti, belle. Succede un incontro, direi, magico con Marina Peroni. 2010 ci siamo conosciuti casualmente perché un amico in comune mi ha fatto avere un CD dove lei appunto mi faceva sentire come cantava, ma non sapeva che era indirizzato a me. Allora c'era un telefono sopra, allora io l'ho chiamata al telefono e gli ho detto: mi scusi, a lei che voleva parlare con Sandro Giacobbe, ma non sapeva che ero io. Mi dice: non lo so, io ho lasciato un CD, dico: vabbè, guarda, io sono Sandro Giacobbe, volevo parlarle, è svenuta subito. Vabbè, insomma, ci siamo poi visti, ci siamo incontrati, abbiamo parlato di canzoni, abbiamo parlato di musica, poi abbiamo parlato di se era possibile ritrovarci, rivederci, se aveva voglia di venire a cantare con me. Piano piano ci siamo conosciuti di più, è nata questa storia e per me è una storia veramente felice perché io non credevo più di innamorarmi e di avere una storia così importante, così seria, e invece non me l'aspettavo, ma è successo, quindi va tutto bene, va tutto avanti, abbiamo scritto canzoni insieme interessanti, importanti. Una, quella che dicevi tu, Ali per volare, che è piaciuta veramente tanto, e raccontava della diversità che può esserci tra due persone che sono innamorate, anche a livello appunto proprio di età. E a tanti ha intrigato questa cosa, perché il fatto di io ho sempre pensato che non importa l'età, no? Se stai bene con una persona ci stai bene e magari tanti sono coetanei e magari dopo 6 mesi si lasciano. Quindi
Ecco, questa cosa credo abbia intrigato molto e la canzone è piaciuta molto, anche se la canzone era sicuramente molto romantica e molto con un bel video e Esatto, quindi è piaciuta. hai voglia se lo mandiamo in Assolutamente, diretta, eh? sì. Ok, regia, prego. Strana vita sei, adesso che c'è lei, risvegli anche il mio cuore. È un video Carino, sì, davvero abbiamo molto fatto bene. molto carino, sì. E Poi poi lei mi piace è tanto, simpatica sì, Marina. sì, bella e simpatica, solare, profonda, È sì, quello che mi ha bello, colpito, sì, il fatto di io venivo poi da una storia che avevo avuto complicata. 7-8 anni prima, una storia che pensavo fosse la svolta, invece è stata la mia. Mi sono ammalato in 2 anni, veramente è stata una roba allucinante. È come veramente le persone, se non le frequenti e non stai un po' insieme a loro, non le conoscerai mai, no? E Vero. quello mi è successo. Sono contenta, sono contenta per te. Non farò la Marta Flavi della No. situazione oggi. E poi un fatto triste, ricordiamo, per le vittime del Ponte Morandi, hai Esatto. dedicato un bel pezzo Sì, ho alle scritto. famiglie. Quella è stata una pagina veramente brutta, non solo per me, ma credo in modo particolare per noi della Liguria, in Genova, eccetera. E però mai più io mi aspettavo potesse, io come tanti altri, potesse succedere una cosa così. Quella mattina, 14 agosto, io ero in Calabria per dei concerti e come al solito ho acceso la televisione e vedo sta roba che mi sembrava tipo, sai, scherzi a parte, quelle Sì. cose incredibili, proprio una cosa. E invece era proprio realtà e quindi dopo lo shock, la cosa, telefonate, sapere. E piano piano siamo tornati nella nostra Liguria, abbiamo capito che si poteva fare qualcosa soprattutto per i bambini, che erano i figli di 4 capofamiglia e in tutto sono 11 bambini. Due famiglie sono di Genova, una è di provincia di Napoli e l'altra è moldava. In tutto sono 11 bambini. A questi bambini abbiamo cercato di portare un po' di solidarietà, l'abbiamo fatto con un paio di partite. La primissima, proprio 10 giorni dopo i fatti che erano accaduti, e noi dovevamo fare una partita qui a Chiavari con i campioni del cuore, e invece l'incasso che doveva andare all'Anfas hanno capito il nostro sforzo e hanno deciso di dividere a metà quell'incasso, e metà era già andato appunto alle famiglie. Poi io ho fatto un paio di concerti, a Genova si sono unite due squadre che anche loro si adoperavano nella solidarietà, insomma, più o meno in 2 anni siamo riusciti a raccogliere 30.000, 32.000 euro che sono stati divisi tra
tramite degli accrediti bancari proprio alle quattro famiglie. La cosa meravigliosa è che io di queste famiglie conosco le donne, le mogli, e conosco i bambini, e quindi sono rimasto molto legato e affezionato a loro, perché poi la cosa è che quando poi conosci proprio le persone, sai chi sono, ti affezioni ancora di più a questi eventi. Certo, hai un gran cuore, Sandro. Ma questo è la Nazionale Cantanti che mi ha aiutato da 40 anni. Sì. È una bella attività che hai costruito insieme appunto a una grande squadra. Sì. Tra l'altro ricordiamo il prossimo appuntamento, che 25 maggio a Torino. L'incasso andrà ancora al Candiolo, che si adoperano per la ricerca dei tumori, nei bambini soprattutto. E quindi io non sono più né calciatore né allenatore, perché gli anni passano, però sono socio, sono anche nel direttivo, quindi prendo parte a tutte le... Ho fatto tutta un'altra fila, da giocatore, allenatore e dirigente. Quindi insomma, ci siamo. E sei stato anche nel Rupinaro. Rupinaro, sono stato il primo allenatore del Rupinaro. Prima del Rupinaro c'era stato il Moniglia, quando abitavo a Moniglia, e lì avevamo proprio fatto la società, ero presidente giocatore. Non voleva giocare nessuno contro di me, perché dicevano che ero troppo irruento e che quindi entravo sempre scomposto, ma avevano ragione, ero un caprone. E invece con Rupinaro è stata una bellissima esperienza, con Don Fausto, con tanti ragazzi che non avevano mai fatto un campionato in terza categoria, venivano tutti anche proprio dall'ambiente della chiesa, insomma, stavano lì e seguivano. Allora, guarda, intanto ho due figli, Andrea e Alessandro, uno è genuano e l'altro sandoriano, quindi io i derby li ho sempre avuti in casa. Poi ho tantissimi amici genuani, tanti, ma ne ho tantissimi sandoriani. Questo dimostra che a parte la partita, finita la partita, poi dopo, se una persona è un amico, anche se è sandoriano, anzi, ne ho conosciuto tantissimi che sono forse stati più onesti e più bravi dei genuani, come dei genuani sono stati sicuramente nel mio cuore più degli altri. Fabrizio Gorin, che è mancato purtroppo qualche anno fa, però mio grandissimo, grandissimo amico, lui e Odorizzi. Erano stati trasferiti a Palermo, una volta gli ho fatto la sorpresa, ero a Palermo, sono andato a trovarli prima di una partita, è stata una festa, sono stato con loro, eccetera. Questa dimostrazione che l'amicizia e l'affetto non conosce né città, né fede calcistica, né niente, no, brava. Quando ti ho detto Doriano. Beh, se mi dici che sono Doriano, ti dico, rimango così. Sono genuano, però il mio cuore è anche sandoriano, no, perlomeno da parte di donne. Dobbiamo... Andate un po' a stuzzicare. Esatto, ci piace il nostro ruolo. Bene. Senti, sa, prima di arrivare alla novità, all'ultimo singolo, dai, qualche aneddoto piccante, su. Piccante, dal 71 ad oggi, proprio shock. Ma che riguarda cosa? Cioè, cosa può riguardare? Gli aneddoti ce ne sono. Dietro le quinte. Ma ce ne sono tantissimi. Non lo so, io gli aneddoti che mi riguardano, che ogni tanto hanno sempre portato alla ribalta, sono stati quelli legati un po' ai miei flirt così in giro, e che in quegli anni non era difficile avere. E, però insomma, diciamo che ho conosciuto tante belle persone, tante belle signore, e con queste signore c'è stato sicuramente bei momenti che abbiamo vissuto insieme, con alcune sono rimasto amico, con altre no, però questo è stato il lato forse positivo dal punto di vista delle relazioni sentimentali di questo lavoro. E poi, non lo so, ti posso dire una volta, non ti dico con chi ero, il nome non lo posso dire, ma era a ritorno da una tournée all'estero, che noi avevamo al seguito il fotografo di Sorrisi e Canzoni,
E quindi in Italia si vociferava, si era saputo che io avevo intrapreso una storia con questa artista che era con me in tournée. E quindi quando siamo arrivati al ritorno, c'era con noi il fotografo di Sergio Canzoni che girava, faceva, però lui non si era accorto di niente. Quindi quando siamo arrivati a Milano in aereo, la prima cosa che ha fatto il direttore di Sergio Canzoni gli ha detto al fotografo, dai dammi le foto che dobbiamo subito fare. Una... E lui è caduto proprio dalle nuvole come Checco Zalone. E ha detto, ma perché? Che cosa è successo? Cioè, eravamo stati talmente bravi da non farci accorgere di niente durante tutta questa tournée che era durata 2 settimane. Otonno lui. Insomma, avesse fosse stato un po' più attento. Esatto. E quindi quello è stato tre anni bellissimi. Bello, bello. Bellissimo. Ripeto, un gran cuore. Da buon Doriano. Guarda, è una settimana che ho visto questo scherzo. Non rispondo più, basta. Ma no, invece guarda, posso dire? Genuano. Sono genuano, sì. Senti, arriviamo al nuovo singolo che è uscito da poco, sì. Venerdì scorso. Ho avuto l'onore in anteprima di ascoltarlo, perché l'ho mandato in anteprima. E vederlo anche, perché è uscito anche il video. È uscito il video. Con appunto Marina Peroni, ma... Sì, non solo Marina, esatto. Perché il video racconta la storia di tutta la costruzione della canzone, da quando è iniziato in sala incisione, Il nostro tempo è il titolo, e allora il preambolo è che la canzone è nata nel periodo del secondo lockdown, quindi in ottobre, e la scelta era cadere in depressione o... parlare di allegria e di ripartenza e di rinascita e di voglia di ricominciare. Io ho optato per la seconda situazione. Meno male. E sì, perché era facile fare canzoni o cadere nella tentazione di fare canzoni che poi andavi nella tristezza di quello che stava succedendo. Invece no, ho proprio voltato pagina sperando che il momento delle riaperture arrivasse presto. E quindi in mezzo a tutto questo dovevamo fare il video, ma il video era difficile farlo perché c'era lockdown. Allora ci abbiamo messo due mesi per girare tutto, che poi abbiamo assemblato. Che mi dicevi, esatto. Studio, ma sto aspettando la zona, esatto, gialla. Per potersi muovere, ma poi l'abbiamo fatto anche in zona rossa, però tenendo le distanze, eccetera. E quindi nasce dalla sala, poi va a finire... alla Badia di Moneglia, dove sono lì con mio nipotino Filippo, che aveva già nel frattempo per conto suo imparato la canzone, perché lui è già musicista, ha 4 anni. È troppo forte. È già musicista, canta e suona. Lui, scusa, è il figlio di Alessandro. Okay. E quello è l'altra tappa, è stata sulla spiaggia di Moneglia, perché parla di questa estate che sta arrivando e tornerà le spiagge piene, il mare blu, la voglia di divertimento. Poi da lì siamo passati da Ivo, da un grande amico ristoratore a Chiaveri, l'hai riconosciuto, sì. L'abbiamo messo in mezzo e lì c'è stata anche la bella collaborazione di Luca Scherani con la sua fisarmonica, perché volevo dare un tono a quel momento un po' alla Lucio Battisti quando cantava La Compagnia, perché la canzone a un certo punto dice ho voglia di cantare una canzone di tanti anni fa, perché che cosa c'è da qualche anno fa a oggi? La differenza nelle melodie sono un po' cambiate, e allora tornare alle melodie degli anni 80 per me era importante in questa canzone, e anche i suoni, i colori, eccetera. Quindi da Ivo si è prestato proprio un po' di gente, di amici, da Vittorio Mazza a Esposito, Elio, a tante altre persone che erano lì e che al momento hanno imparato la canzone e l'hanno cantata insieme a noi. Poi da lì ci siamo spostati in sala prove, dove i musicisti in quel momento imparavano la canzone, dopodiché partiva il pulmino verso il primo concerto
E siamo andati a finire al teatro Cicagna, chiuso, sì, completamente chiuso, mettendo in piedi un finto concerto, e lì abbiamo suonato e cantato per la prima volta in un concerto Il Nostro Tempo. Quindi abbiamo fatto tutto il percorso da quando è nata all'esibizione in teatro. Bellissima, complimenti. Grazie. Citiamo oltre a Luca Scherani anche gli altri. Beh, sì, c'è Matteo Macchioni, chitarra, c'è Nicola Stiaccini al basso, Paolo Tixi alla batteria, e poi un altro nostro amico che vediamo sempre è Andrea Vulpani, che anche lui ha suonato con me, che ogni tanto viene a suonare. Quindi i musicisti qua del nostro Tivulio sono loro, ma sono veramente bravi, allora devo fare i complimenti perché si stanno facendo veramente strada nell'ambiente musicale. Sono tutti bravi, sono orgoglioso di avere dei ragazzi che suonano così nei miei concerti e che possono magari raccontare di fare dei bei concerti insieme a me in Italia, in Spagna, dove siamo stati. Matteo è venuto con me in Costa Rica anche, ha un ricordo fantastico di questo, quindi è tutto lì. Bellissima, la mandiamo alla fine. Volentieri, assolutamente. Il pubblico lo sta aspettando. E quando appunto ci sarà Via Libera, quali sono le tue previsioni? Ma la cosa importante che voglio fare è tornare ai concerti subito, appena si può, perché forse questo è quello che ci manca di più, stare insieme alle persone, alla gente. Quando ero ragazzino, ai tempi degli occhi di tua madre, mi gridavano bello, oggi mi gridano bravo, e quindi per me è una grande soddisfazione. No, no, vabbè, no. I belli oggi sono altri, però sono più felice così, sono più contento così. Ci credo. Beh, primo concerto, Lisa, direi qua, giusto? Quando cioè, quando... Non so che qua abbiamo già i cascherani. Appunto. Ottimo. Prima qua. Ci metteremo d'accordo, faremo sicuramente qualcosa. Facciamo qualcosa in streaming. Sì. Va bene. Sì. E dai, accendiamolo, Viviamo il nostro tempo, respiriamo felicità, un giorno dopo l'altro, senza chiedersi che sarà. Sciogli i tuoi capelli, questo letto ci scalderà, senza nessun rimpianto, quello che è stato non ci mancherà. Senza nessun rimpianto, quello esatto. Che è stato non ci mancherà, assolutamente. Esatto. Grazie a voi, grazie. È stata una bella cosa stare con voi, grazie veramente. Anche noi, ci siamo divertite, abbiamo dato un po' di messaggi positivi. Assolutamente sì. Soprattutto per le nuove generazioni. Esatto. Grazie Sandro. Grazie a voi. Grazie. Per tutto. E adesso mandiamo Il Nostro Tempo. Ciao. Siamo l'umanità, abbiamo visto sguardi di paura non farcela, occhi pieni d'amore di una madre che ti crescerà, né razza né colore, ma che gridano libertà. Io ancora non mi arrendo, questa favola è
d'estate, spiagge piene, mare blu, le labbra un po' salate di quel bacio che non scordo più. E ho voglia di cantare una canzone Sciogli i tuoi.